Ciao e benvenuti nuovamente in questo canale qui parlo di magia ai tempi della filosofia. Allora sono qui con un bel saggio, un bel libro di Pietro Citati, saggista, che si chiama La mente colorata. Di chi è questa mente colorata? Beh, di Mercurio, di Hermes. In questo libro parla dell'Odissea. L'Odissea naturalmente ha a che vedere con Mercurio. Mercurio dalla mente colorata, dalla mente che è proprio come un arcobaleno, scintillante, spumeggiante, iridescente. E poi un altro protagonista fondamentale di questo libro è Odisseo, Ulisse. C'è un mito che racconta che c'è una relazione profonda fra questi due personaggi, uno divino e l'altro perfettamente mortale. Ulisse sarebbe discendente di Mercurio, c'è una parentela. Questo è molto bello perché tutti noi siamo degli Ulisse, siamo degli Odissei, tutti noi andiamo per mare in questa vita e la nostra vita è un'Odissea piena di pericoli, piena di trappole, problemi che dobbiamo risolvere continuamente e ci troviamo tante volte di fronte all'ignoto, anche a cose incomprensibili. La nostra vita è piena di cose incomprensibili, esattamente come per Odisseo. Quindi ci possiamo identificare perfettamente in Odisseo, l'uomo occidentale in particolare, però in generale l'uomo, tutti quanti siamo degli Ulisse. È molto bello sapere che c'è questa discendenza, almeno dal punto di vista mitologico, perché Mercurio è il dio dell'astuzia, dell'intelligenza, che se la sa cavare sempre molto bene, e questa gliela trasmessa effettivamente ad Ulisse. Per i greci fondamentale era la virtù, ma non come si intende cristianamente, la benevolenza, la pazienza, sappiamo, no? La virtù, quella che per Nietzsche era veramente una noia. Nietzsche diceva sì che la virtù è mortificante, avvilente, opprimente, eccetera, eccetera, ma questo è un altro discorso. Per i greci la virtù era anche quella che si può chiamare arete, con questo termine greco, che vuol dire capacità di sapersela cavare. Ti trovi di fronte a una situazione e è difficile e te la devi cavare. C'è la virtù lì, il talento, una potenza che tu hai. Ora, questa noi ce l'abbiamo grazie a Mercurio. Tutti noi siamo degli Ulisse, tutti quanti siamo degli Odissei, e ci viene da Mercurio la capacità di sbrogliarcela nelle situazioni più difficili. Ma infatti l'uomo è così, va avanti a forza di arete, a forza di virtù, cioè se la cava nelle situazioni e tira avanti. Ogni giorno per noi è così, affrontare delle situazioni dobbiamo sbrogliarcela. Bene, noi abbiamo questa discendenza molto molto bella, Mercurio. Ma perché vi parlo di Mercurio? Ma perché voglio fare proprio un percorso con voi insieme a Mercurio lungo il tragitto dello zodiaco. Ho fatto prima un viaggio con la Luna, abbiamo fatto un viaggio insieme, abbiamo preso questa automobilina lunare, siamo partiti da questo punto, dall'Ariete, e tappa dopo tappa abbiamo fatto tutta l'autostrada dello zodiaco. È arrivato il momento di Mercurio perché? Ma perché dopo la Luna, che rappresenta anche l'infanzia, quel periodo lì, c'è il periodo dell'adolescenza subito dopo, quindi un fatto cronologico, e l'adolescenza è Mercurio anche, Mercurio. Infatti è il momento in cui l'intelletto è più plastico, è il momento in cui l'intelletto è scintillante, in cui impariamo tante cose, anche andiamo a scuola, non abbiamo voglia di andare a scuola, siamo irrequieti, però anche è il momento in cui possiamo assorbire meglio le nozioni, poi diventiamo più rigidi, sempre più secchi. L'adolescenza, questo quel periodo tra l'infanzia e il mondo degli adulti, molto particolare, è una pupa, è una crisalide, è un momento in cui ci si trasforma, un momento anche confuso, dagli orizzonti anche molto aperti, perché tutto è possibile, di tante domande, di entusiasmi anche, di Dio dentro, enteos, il Dio dentro. Quando si è adolescenti, tante volte si è tristi, no? Perché si è complessati, il corpo si trasforma, non si capisce bene dove si andrà a parare, poi di questi tempi più che mai, con questo orizzonte non tanto chiaro. Quindi è un periodo un po' strano, difficile, delicato, lo sappiamo benissimo. Diciamo che il paradosso è che poi quando si diventa adulti lo si rimpiange molto quel periodo, c'è nostalgia per quando ero adolescente, tutto era ancora possibile, tutto era ancora aperto, non ero prigioniero di tutte queste regole, eccetera, eccetera. Quindi quando lo si vive, non lo si vive bene, lo vivi bene solamente nella nostalgia, per così dire. Spesso c'è questo paradosso. Poi siamo in un tempo, in un periodo in cui si fa di tutto per protrarre l'adolescenza, la gioventù, lo sappiamo benissimo, nessuno vuole invecchiare, beh, diciamo è naturale, però non è sempre stato così, che solamente, non dico nel Medioevo, ma negli anni 50 un adulto era un adulto, non voleva essere un ragazzo ed era fiero di essere un adulto. Oggi invece bisogna essere adolescenti per sempre, oltre 50 anni, 60 anni, sempre, per sempre.
È la sindrome di Peter Pan, se ne parla spesso. Nel 1980 Edoardo Bennato, cantautore molto famoso soprattutto a quei tempi là, che a quei tempi ha avuto un grandissimo successo, aveva pubblicato un libro, scusate, un libro, ma quasi un album che si chiama Sono solo canzonette, un concept album, che era appunto un po' come un libro. Il concept album era una struttura che adesso non si usa quasi più, dove c'era una storia all'interno del disco, c'erano tante canzoni, però tutte accomunate da un tema ricorrente. Leitmotiv. E lì c'era la storia di Peter Pan e Capitan Uncino, L'isola che non c'è, conoscete L'isola che non c'è di Bennato, sono canzoni famose, sono rimaste nella storia della musica. Allora lì lui contrapponeva proprio Capitan Uncino a Peter Pan. Capitan Uncino cos'era? In un modo preciso era la ragione pesante, quella degli adulti, quindi Saturno dal punto di vista astrologico, e dall'altra parte Peter Pan. La magia, l'istinto, alter ego di Edoardo Bennato, se vogliamo Mercurio da un punto di vista astrologico, sì, certo l'infanzia, ma già il ragazzino, perché poi Peter Pan, questo nome da dove viene? Ma viene dal dio Pan, avete presente? Il satiro con le zampe di capra, zompettante in mezzo alla natura, ai boschi, che suona la siringa, il flauto di Pan e poi scruta le ninfette attraverso le fronde degli altri che fanno il bagno nei laghetti. Pan è figlio di Mercurio, quindi in qualche modo Peter Pan è nipote di Mercurio. Poi anche lui, tante volte c'è questa, ci sono queste raffigurazioni dove Peter Pan suona la siringa, quindi anche Mercurio. Allora, in quel momento, era il 1980 appunto, era interessante il fatto che da una parte ci fosse il pensiero degli adulti, schematico, pesante, noioso, imprigionante, paludato, e dall'altra parte la freschezza mentale del giovane, che è magica, anche perché effettivamente Mercurio, l'intelletto mercuriale, è magico, è legato anche all'istinto, a qualcosa, no, che va nelle radici profonde della natura. Era bello, ed è bello ancora adesso, eh. Subito dopo però si è iniziato a parlare, subito dopo, di sindrome di Peter Pan come di un fatto negativo, è stato introdotto da un punto di vista sociologico. Che dire di questo aspetto? Bisogna cercare di fermare il tempo? Beh, sì, tutti noi abbiamo questa tendenza, soprattutto di questi tempi. Quello che io penso è che l'età adulta, matura, è l'età più difficile, è lunga, è difficile capire come viverla, come strutturarla, è però importantissima perché è il momento, da un punto di vista astrologico, del sole, quindi il momento in cui si può irradiare, ci si può aprire come dei fiori e dare tantissimo, ma a tutti, ai ragazzi, ai bambini e alle persone attorno, il momento in cui si esplode, in cui si è al centro di se stessi. Da un punto di vista angelologico è il momento dell'angelo, in cui si incarna perfettamente il proprio angelo. Quindi bisognerebbe cercare di diventare adulti per donare al mondo la propria essenza, la propria essenza. Questo non vuol dire che si rinuncia a quello che si è stati. Tutto si può tenere, l'infanzia è dentro di noi, nel tema natale è lì, la luna è una scuola, siamo stati a scuola. Della sensibilità, della fantasia, se abbiamo bisogno di sensazioni, di ispirazioni, di magia, andiamo dentro quello stato d'animo, in quella nazione, in quel regno, perché l'età, sono l'età, le viviamo fisicamente, ma sono anche degli stati d'animo, non ci sfuggono. L'adolescenza è lì, possiamo trarre entusiasmo, la curiosità dell'adolescenza, mantenerla sempre viva, è importantissimo, cioè tutto. È tutto da tenere, nulla da buttare via, però è giusto anche crescere, vivere le varie tappe. Quindi l'infanzia Luna, l'adolescenza Mercurio, il Sole, ma che bello, splendente, e anche anticipare in qualche modo il mondo della vecchiaia, in senso positivo, la saggezza, in questo caso non Capitan Uncino, Saturno, opprimente, no, la saggezza che viene da lì. Quindi tenere tutto insieme, così, unito. Pan, che vuol dire pan, vuol dire panoramico, tutto insieme. Vabbè, questa introduzione per parlare di Mercurio, per fare un viaggio con voi attraverso i segni con Mercurio, dopo la Luna. Mercurio, i significati, avete capito, sono l'adolescenza, sono l'intelletto, diverso da Saturno. Saturno e Mercurio sono i due pianeti della testa, sono tutte e due fondamentali, però Saturno è la sintesi, quella invernale, legata al Capricorno. È fortissimo anche nella bilancia, esaltato, la ragione, la capacità di riassumere, di impacchettare tutto molto bene. D'altra parte c'è Mercurio che è volante, è dispersivo, prende da tanti punti diversi, è scintillante. Beh, messi insieme fanno una cosa straordinaria. Sono in contrasto in qualche modo, però sono anche da unire, sono anche da unire, se è possibile, se è possibile. Mercurio quindi è l'intelletto, quello
dell'adolescenza, quello di quando si è studenti, di quando si impara, delle orecchie. Mercurio è legato proprio anche anatomicamente alle orecchie, perché quando siamo ragazzi a scuola soprattutto ascoltiamo, soprattutto. E poi Mercurio rappresenta la scuola, quel periodo lì, il mio rapporto con i miei compagni di scuola, e poi i fratelli. Ecco, questi sono i significati di Mercurio. Allora, vediamo questi significati all'interno del primo segno, l'Ariete, è da qui che inizia tutto, quando esplode la primavera, è da qui che iniziamo il nostro viaggio. Mercurio in Ariete. Allora, qui dovete notare subito che non è né esiliato, né domiciliato, né caduto, né esaltato. Però un significato ben preciso. Qui abbiamo il Sole esaltato in Ariete. Ora, quando Mercurio è vicino al Sole, in qualsiasi segno, tende a bruciarsi. C'è la luce del Sole che travolge in qualche modo Mercurio. C'è la congiunzione, quando Mercurio è a una distanza di 10 gradi, da 10 gradi in poi, degradando, 9, 8, così, si avvicina sempre di più al Sole, lì siamo nella congiunzione. Se va fuori da questo raggio d'azione della congiunzione, diciamo che è meglio, perché non viene bruciato, non viene travolto Mercurio. Ora, se si avvicina, entra in questo raggio della congiunzione, viene bruciato. Contemporaneamente però segnala l'importanza grandissima dell'intelletto, c'è quasi una contraddizione, perché io, sole, ego, mi identifico con il mio sapere, con l'intelligere, con ciò che apprendo, con ciò che capisco, però a volte ci sono degli oscuramenti, determinati proprio da troppa luce, la troppa luce oscura, c'è questo elemento. Ora qui, essendoci l'esaltazione del sole, ebbene, qui c'è una tendenza all'offuscamento di Mercurio. Tante volte, se io, Mercurio, in Ariete ho la mente offuscata, le idee poco chiare, brancolo nel buio. Però attenzione, attenzione, non è solo così, eh. L'astrologia è piena di sfumature, è psicologia, non è bianco, nero e basta. Dovete pensare che l'Ariete è un segno esplosivo, è un vulcano che esplode, magmatico, e poi si tranquillizza. C'è questo su e giù, momenti di grande entusiasmo dal punto di vista poi psicologico e emotivo e momenti depressivi. L'Ariete si riprende sempre, poi ogni volta che cade si riprende, va avanti così a zigzag, perché c'è questo elemento magmatico, vulcanico, appunto il sole, esplosione, e poi c'è Marte, Marte che è fallico, porta al su e giù come il fallo. Ora, da un punto di vista intellettuale, cosa significa? Significa che ci sono momenti in cui esplode la mia mente, in cui capisco tutto in un flash, luce, trasparenza, chiarezza perfetta. Bellissimo. E poi momenti di depressione intellettuale in cui sono totalmente in alto mare. E si va avanti così, su e giù. Ora, questo Mercurio in Ariete porta anche a delle intuizioni geniali, filosofiche, artistiche, scientifiche. Ho pensato per tanto tempo a una cosa, non l'ho mai capita, mi sveglio un mattino, tracchete, ho lì tutto ben, ben in chiaro. Ah, ho capito. Sto bevendo un caffè, improvvisamente capisco. Quindi può essere eccezionale questo Mercurio in certi momenti, per certe intuizioni particolari. Ora, in pratica, essendo studenti, dovendo imparare, cioè, come funziona, va avanti a zigzag, l'intelletto. In certi momenti si capisce benissimo, flash, e poi c'è un momento di oscuramento, di depressione. Quindi si va avanti così. A zigzag, però l'Ariete è così, cade e si rialza, cade e si rialza, quindi ce la fa questo intelletto. È un intelletto che deve fare una forzatura, però a flash, dopo flash, arriva alla sua meta. Da un punto di vista dell'adolescenza, io sono un adolescente, ho Mercurio in Ariete. Come la vivo? Allora, ho una grande energia vitale, l'Ariete. Primo segno della primavera, sono esplosivo, sono dinamico, sono sportivo, spesso sono anche atletico, ho un grande calore umano, questo è tipico dell'Ariete. E poi sono già molto conscio di me stesso, il sole, la maturità, quindi sono già maturo in un certo senso, sono già un adulto per certi versi. Quindi sono anche molto comprensivo nei confronti degli altri, molto maturo nel mio rapporto con i miei compagni di scuola. E spesso quando li vedo tristi, depressi, per motivi vari, per la scuola, per gli studi, per la famiglia, per qualunque cosa, per i rapporti con gli amici, per l'amore, dico: ma vieni, dai, ne parliamo, ne discutiamo, risolviamo questa cosa. Sono veramente umano, c'è questo calore umano straordinario che non va però confuso con la debolezza, perché ad un certo punto lui, che ha Mercurio in Ariete, quando quello che è triste è troppo triste, deborda, si sta crogiolando nella sua tristezza, come succede a volte, non so, nel cancro, no? Che piange tanto, piange, piange perché è infantile, oppure i pesci che sono una fontana a volte di tristezza, dice: no, adesso basta, 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 chiudiamo, abbiamo capito,
Abbiamo capito, qui fermi, chiudiamo il discorso. Quindi è anche severo, è anche autoritario, ma fa bene, perché ha calore, ma poi chiude il discorso ad un certo punto. Quando la cosa è risolta, su, forza, rialzarsi, come fa lui, no? Cade e poi si rialza. Quindi aiuta tantissimo, il ragazzo Mercurio in Ariete è un grande sostenitore di chiunque stia male. Magnifico compagno di scuola. Magia improvvisamente sbarbato, perché Mercurio è così, può essere un vecchio barbuto oppure un giovane sbarbato, imberbe, eh sì, ha questa doppia faccia. Ora, Mercurio in quanto fratelli, fratelli, Mercurio in Ariete fratelli. Ora, siccome c'è questo sole molto importante, l'ego, l'io, allora tendenzialmente chi ha Mercurio in Ariete non ha fratelli, perché è molto importante l'io e quindi il sole tende a spazzare via i fratelli. Questa è una possibilità. Ora, per capire bene questo, o si chiede semplicemente scusa, hai dei fratelli o delle sorelle? E te lo dice la persona. Oppure se vuoi vederlo nel tema, bisogna guardare altre cose anche. Però tendenzialmente chi ha Mercurio in Ariete non ha fratelli. Se ce li ha, il che è possibile anche, sono fratelli molto energetici, vitali. Questo è legato al primo segno della primavera, l'esplosione vitale, i fiori che sbocciano, quindi molta, molta energia, fratelli che sono un po' ingestibili da parte dei genitori, un problema forse anche per i genitori, con cui ho un rapporto molto bello, atletico, sportivo, di performance, di fare delle cose insieme, molto umano, caloroso, c'è tutto questo. Questi sono i significati, di Mercurio e finisco qui. La prossima volta parlerò di Mercurio in Toro. Vi saluto e siate molto, molto felici. Ciao, con la mente colorata.